Siamo con Alessandro Bergonzoni nella sala degli stemmi in occasione appunto dell'internazionale di Ferrara. Si è svolto qui l'incontro Alzando da terra il sole, parole per l'Emilia. Questo libro è scritto per l'Emilia, sono stati letti alcuni brani. Tanto volevo chiederti che effetto ti fa vedere anche questi affreschi attorno a questa sala con queste bende che sembrano quasi coprire le ferite provocate dopo il terremoto. Ma io credo che un artista debba parlare di ferite da ben prima della nascita delle ferite e quindi cominciare a vedere le ferite nella pelle sana, intonsa. Quindi mi piacerebbe poter pensare che queste ferite dovevano essere pensate anche prima, ma non per prevenzione, perché tante cose giustamente come il terremoto non si possono prevenire, ma per cominciare ad adattarsi al cambiamento, alla modifica. L'anastilosi è una teoria che racconta che i palazzi devono tornare come prima, che i campanili, le opere d'arte devono essere alla fine riconsegnate all'identità precedente. La resilienza è uno studio che si fa sui metalli compressi, traumatizzati. Questi metalli non solo non si spezzano, ma tornano come prima e meglio di prima. Questo è il tema che mi interessa, applicato anche all'uomo. Ma chi non torna meglio di prima, chi non torna a rinascere come si vorrebbe, com'è, che fine può fare? Un paese che non è più quel paese può avere un'anima uguale? Un uomo che non è più né Zanardi né Pistorius, ma torna peggio di prima, è lo stesso da amare, condividere, vedere, viene considerato importante? Allora, quello che volevo dire è che attraverso il terremoto noi dovremmo anche pensare non solo ai bisogni pratici di queste persone, e solo loro li possono capire perché noi siamo dei privilegiati, stiamo fuori, ma come persone fuori dobbiamo avere un dentro che ci fa anche pensare. Potremmo riuscire a pensare alla terra, potremmo riuscire a pensare alla costruzione delle case, all'architettura, all'ingegneria, al tema del mondo, del cosmo, quando il terremoto non ci sarà più, o ancora a seconda delle distanze tra l'una e un'altra, o noi siamo dichiaratamente interessati alla vita solo al momento dell'avvenimento e dell'avvenuto dolore? Possiamo noi sperare di cominciare ad avere un'idea globale, ma non globale, ho sbagliato, un'idea universale, complessiva, non complessa, di ciò che è terra, mondo, uomo? È possibile? O i poeti come Roberto Roversi o tante altre persone che prima di noi hanno cantato questo urlo non sono serviti a nulla? Grazie Alessandro, grazie, sono un po' confuso per questa tua risposta. Poi solo dici due parole invece sulla tua lettera alla terra che hai scritto. Che la mia lettera alla terra che io feci allo stadio insieme ai cantanti è stata una lettera non di scuse alla terra, anche se lo voleva essere, ma un qualche cosa di chi come un artista può fare, viene narrato. Noi siamo dei narratori, dei raccontatori, non siamo degli scienziati, degli insegnanti, noi non siamo l'esempio vivente, noi abbiamo anzi degli esempi morenti che dovremmo cominciare a seguire. Noi siamo persone che possono raccontare. In questa lettera ho cercato di raccontare anche il lato artistico, antropologico, di quello che è un terra. Tranquillizzati, che ti stiamo seguendo, ti stiamo ascoltando, vorremmo capire a prescindere dai nostri territori, che questi non sono assolutamente i nostri territori, ma l'asse terrestre è la stessa asse. Quindi gradirei che questa lettera fosse vissuta anche per il terremoto delle Filippine, per tutti gli altri terremoti che ci sono, perché l'Emilia, il formaggio grana e l'aceto balsamico c'entrano o non c'entrano con le ferite della terra. Alessandro Bergonzoni e Carlo Vitelloni vi invitano ovviamente a comprare questo libro Alzando da terra il sole, parole per l'Emilia. Tanti racconti, fra cui quello di Alessandro Bergonzoni. Grazie. Grazie, buon lavoro.